Laudetur Jesus Christus, Semper laudetur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et ti benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria, sede della Sapienza, prega. Prega per noi. Prega per noi. Cari amici e cari fratelli nella fede, oggi abbiamo un ospite veramente speciale, la dottoressa Virginia Coda Nunziante, che è la presidente e l'organizzatrice della Marcia della Vita, questa preziosissima organizzazione, come occasione per difendere la vita umana, che è il più grande dono che Dio ci ha dato e che va sempre difeso. Oggi parleremo con lei proprio della marcia della vita, come è nata, come si svolge ogni anno e come quest'anno si affronterà il fatto che non potrà essere fatta a causa del lockdown del coronavirus. Ecco, Dorotea, a te la palla. È un piacere anche perché la ringraziamo, Virginia, soprattutto per l'amicizia. È bello trovarsi, è una sorta di comunità virtuale, però ci conosciamo anche di persona, abbiamo avuto questa grazia, perché abbiamo bisogno di essere aiutati. Ognuno ha il suo campo, la sua specificità, noi siamo catechisti, ma Virginia fa una cosa molto importante, che è la difesa della vita. Parliamo tante volte contro la questione dell'aborto e tante domande ci vengono fatte: come si fa oggi ad aiutare la gente a capire questo errore? Quindi, per quello che abbiamo potuto nel nostro piccolo, anche l'anno scorso, per la marcia dell'anno scorso di maggio, abbiamo dato voce, spazio. Però sembra, cara Virginia, che non si riesce ad aiutare queste persone a capire l'importanza di questa resistenza, perché le battaglie il Signore non ci ha dato i carri armati per combattere, non ci ha detto siate rivoluzionari in questo senso, no? Non facciamo rivoluzioni noi, però certamente dobbiamo resistere a un qualche cosa che è veramente diabolico, perverso e che ormai ha contaminato persino gli eletti, come dice San Paolo, no? Sono stati contaminati perché l'aborto chi l'ha firmato? Non l'hanno firmato i buddisti, tanto per dire, l'hanno firmato i cattolici, quelli che tali si ritenevano e si ritengono. Quindi oggi voi fate questa cosa della marcia per la vita. Innanzitutto, che differenza c'è tra quello che fate voi e le tante altre iniziative, spesso purtroppo più di carattere politico? Ecco, questa differenza sostanziale per cui a noi ci interessa di più, perché è scomparsa la Virginia, c'è? Sì, Ah, c'è. sì, Sono ok, non la vedo più io. Va bene, sempre qui. l'importante è che c'è. Perché appunto a quello che interessa a noi è una questione di fede, perché se non difendiamo la questione della vita, certamente che è una cosa naturale, è la legge naturale. Ma se per noi cattolici non ci mettiamo dentro una questione che è in più, è una marcia in più, appunto, il valore della vita umana, il valore del prossimo, allora tutto diventa, rischia di diventare ideologico. Ecco, qual è la differenza sostanziale in questa marcia per la vita che voi portate avanti? Allora, intanto volevo ringraziarvi moltissimo, Estere Dorotea, per avermi invitato, oggi qui con voi, in questo vostro sito che, effettivamente svolge un ruolo provvidenziale nella situazione un po' drammatica nella quale in generale ci troviamo proprio perché, come dicevi tu, la nostra società ormai ha abbandonato tutti i principi e tutti i valori. E per cui mi fa piacere, ecco, ripercorrere un pochettino anche le tappe della storia della marcia e principalmente, ecco, rispondere alla tua domanda, Dorotea, perché secondo me è un aspetto oggigiorno fondamentale ed è quello anche che contraddistingue, diciamo, anche un po' la marcia per la vita italiana rispetto anche ad altre marce, principalmente a quelle che si svolgono nei paesi europei. E questo perché, come tu hai detto bene, la vita, la difesa della vita è un valore naturale, perché qualsiasi persona,
di qualsiasi credo, diciamo, o non credo, capisce che è un diritto naturale, perché è un qualche cosa che noi riceviamo al di là, diciamo, di qualsiasi anche grazia, ma proprio perché è la natura stessa che dà questo dono, perché come lo si vede anche per la difesa della vita, la vita degli animali, anche quello è, cioè, qualcosa di naturale, perché la vita è nelle piante, è negli animali, ed è nell'uomo, per cui è qualcosa di naturale. Ma Infatti noi perché? diciamo sempre, non è un monopolio della Chiesa cattolica la difesa della Assolutamente. vita. È. Assolutamente, anzi ti posso dire che alla marcia stessa vengono degli Esatto. atei che si professano atei, che dicono noi non crediamo assolutamente in Dio, però riteniamo che la difesa della vita va fatta ad oltranza, perché la vita è un valore di per sé stesso che nessuno ha il diritto di togliere. E per cui sotto questo aspetto qui abbiamo persone anche di altre confessioni religiose, oggettivamente, che partecipano. Questo molto chiaramente negli altri paesi. Io vedo in America, dove sono andata spesso, ci sono chiaramente quasi tutte le confessioni religiose, perché sono tutti presenti, essendo uno stato in cui sono presenti tante diverse religioni. Diciamo che il vero ecumenismo è proprio questo, forse. Sì, ma Anzi, il hai dialogo ragione. interreligioso, pardon, il Sì, vero dialogo interreligioso. interreligioso, esattamente, quello dell'essere accomunati in delle battaglie tipo questo della vita, che effettivamente dovrebbero essere alla base del credo di qualsiasi uomo, appunto, anche degli atei, ma principalmente di coloro che comunque hanno una formazione religiosa. E per cui e questo effettivamente lo si ritrova un po' ovunque. Ma cos'è che è un po' una caratteristica, se vogliamo, a cui abbiamo dato un'impronta anche un po' particolare in Italia, e alla quale io credo profondamente anche rispetto a quello che tu hai detto, è che noi, in quanto cattolici, abbiamo un dovere ancora maggiore. Perché con la grazia del battesimo noi sappiamo che nostro Signore non solo ci ha dato la vita fisica, ma ci ha anche aperto la via dell'eternità. E per cui noi sappiamo che ognuno di noi è creato principalmente non solo per vivere su questa terra, ma poi per godere del paradiso e della presenza di Dio in paradiso per l'eternità. Per cui ancora di più noi abbiamo un dovere di difendere la vita, perché sappiamo che quella creatura voluta e concepita da Dio, nella sua infinita bontà, l'ha creata per poi poterlo godere per l'eternità. E allora abbiamo per questo un dovere in più. E abbiamo un dovere in più anche perché noi abbiamo ricevuto delle grazie, e principalmente direi abbiamo ricevuto la grazia della cresima. E con la cresima noi siamo diventati dei soldati di Cristo, anche se oggi non è più molto in vigore questo termine, e per cui si usano anche altri termini, però non possiamo dimenticare che la Chiesa ha sempre detto questo, e che sono stati diventati soldati di Cristo, e per cui abbiamo il dovere proprio del soldato di difendere il regno di Cristo, di difendere il regno sociale anche di nostro Signore. Per cui non possiamo noi, appunto, in quanto cattolici, rimanere inermi, silenziosi, davanti a delle leggi profondamente ingiuste che vanno contro i diritti di Dio. Per cui in questo senso qui io penso che noi abbiamo dei doveri in più e non possiamo nasconderci dietro al fatto che si deve parlare solo di diritto naturale, perché qui non è solo il diritto naturale, ma qui si attacca direttamente i diritti di Dio e la cosa, diciamo, diventa molto più grave, perché una società che non rispetta più il diritto naturale, che è anche il diritto di Dio, è una società che va incontro a dei castighi esemplari. E quello che dice San Tommaso delle leggi per
per cui ingiuste che vengono fatte da dei governi, ebbene non possono essere considerate leggi in quanto tale, perché per noi cattolici queste non sono delle leggi e non sono delle leggi che dobbiamo rispettare, ma anzi abbiamo tutto il dovere di combatterle fino in fondo finché non sono state, finché non saranno state abolite. Ma pensa, mi veniva in mente mentre dicevi queste parole, Madre Teresa di Calcutta, Santa Madre Teresa di Calcutta, che quando la intervistarono sulla questione della pace, lei disse: ma un futuro, una nazione che uccide il proprio futuro, non può pensare di avere alcuna pace. E questa pace non verrà fino a che non ci sarà pace nel grembo materno. Esatto, è verissimo. Effettivamente, se ci pensiamo, è aberrante. Come si fa per legge uccidere il proprio futuro? Poi ci lamentiamo del coronavirus che ha ucciso gli anziani. Sì, infatti. No, beh, è un controsenso terribile. Paradossi, sono i È un paradossi che però ci esatto. dovrebbero insegnare che sta succedendo qualcosa. Infatti, pensiamo bene, da quando è che la società si è sfasciata? Da quando la donna ha cominciato a gridare l'utero è mio, me lo gestisco io. E dove è cominciata la nostra redenzione? Nel grembo materno. Eh sì, Guarda caso. eh sì, Tutto porta. è Sì. proprio vero Dorotea e le, Esther, infatti, e questo che dicevi anche Dorotea sul fatto di Madre Teresa, effettivamente fa molto riflettere, perché appunto lei dice che non ci potrà essere la pace nel mondo fintanto ci sarà anche un solo aborto. Un solo Esatto. aborto. Allora, quando noi pensiamo che ci sono nel mondo, grosso modo, un 50 milioni di aborti all'anno. E beh, queste sono delle cifre spaventose. Allora, che cosa dovremmo pensare, no, di questa società? Quale sarà il futuro di questa società quando appunto uccidiamo i nostri bambini, uccidiamo coloro che poi non si possono per niente difendere, no? E quando in una situazione anche come quella odierna in cui tutto il mondo, diciamo, sta riflettendo comunque sul dramma della morte, perché ci sono comunque per questo coronavirus dei morti reali, no? Che ogni giorno leggiamo. Ecco, quando uno vede queste cose qui e dall'altra sente dei governi o degli uomini politici che invece nei vari paesi, tra cui anche in Italia, prendono invece come unico loro come dire, spunto e motivo di battaglia il fatto del voler assolutamente mantenere, aumentare e aiutare le donne in questo periodo ad abortire. Cioè, questo è lo scopo di alcuni governi, di alcuni paesi, di alcuni uomini politici, di alcuni uomini dello spettacolo, perché lo sappiamo anche in Italia chi ha portato avanti queste richieste. Ecco, io trovo, ecco, che questo veramente fa molto riflettere, questo fa molto riflettere su quello che anche tu dicevi, Dorotea, all'inizio, di come è veramente l'aborto come dire, un sacrificio, il sacrificio umano che il demonio chiede all'uomo di oggi, perché Sì. altrimenti non sarebbe razionale e logico il pensare che in questo momento, in quello che sta succedendo, alcune persone invece di cercare di aiutare la vita abbiano come unico scopo il cercare di aumentare gli aborti e dare tutti i sussidi per portare avanti gli aborti. Ecco, Guarda, questo. mi veniva in mente, scusami Virginia Sì. se ti interrompo, mi veniva in mente Giovanni Paolo II nel 1992-93 per la questione delle donne bosniache, ti ricordi? Che Sì. appelli che fece, supplicò, perché certamente non è che poteva imporre, perché ci sono state anche molte suore violentate e Sì. quindi che erano rimaste incinte. E lui cosa fa? Chiede, supplica a queste suore di fare le madri, di fare Esattamente. e attacca duramente coloro che spingevano invece all'aborto, Esatto. nonostante fosse anche alcuni in stato avanzato, perché Sì. ovviamente, però la battaglia che ha fatto Giovanni Paolo II con l'Evangelium Vitae, che purtroppo molti hanno ascoltato il cantante, ma non le sue canzoni, come si suol dire. Esatto,
Sì, è verissimo. E su questo, guarda Dorotea, io ho avuto delle bellissime esperienze negli Stati Uniti principalmente, ma sono sicura che ci sono anche in Italia, ma devono ancora uscire fuori perché devono avere il coraggio di uscire fuori. Però proprio sul fatto dello stupro, perché ho incontrato tre persone diverse, due donne e un uomo, che negli Stati Uniti hanno fondato a loro volta tre associazioni. In cui proprio si battono contro l'aborto, principalmente anche in caso di stupro, perché appunto molto spesso uno si sente dire: beh, vabbè, l'aborto no, però almeno in caso di stupro deve essere accettabile. E invece non si capisce e non si fa riflettere che l'aborto non può essere mai accettabile, mai in nessuna Mai. occasione, e anche nel caso di stupro sarebbe dramma. Da aggiungere già un dramma subito, perché sarebbe un doppio dramma. E in questo caso, queste tre persone, di cui fra l'altro due di esse sono già venute anche alla Marcia per la Vita a Roma negli anni Sì. passati, e speriamo che ritorneranno anche nel prossimo futuro, dicono proprio questo: dicono, noi non abbiamo mai conosciuto le nostre madri, perché le nostre madri, appunto, hanno subito una violenza, hanno subito uno stupro, però nonostante ciò ci hanno donato la vita. E noi non potremmo mai abbastanza ringraziarle. Perché, detto, dovremmo pensare di non aver potuto avere questo dono straordinario della vita e essere state ammazzate? Ma perché? Noi siamo felicissime, non abbiamo conosciuto le nostre madri, ma le ringrazieremo, ma a nostra volta abbiamo una bellissima famiglia, abbiamo dei figli, abbiamo un marito, e nel caso dell'uomo abbiamo una moglie, e si dedicano alla difesa della vita. Ecco, questi sono degli esempi concreti e bellissimi di come, per far dimostrare che l'aborto non è mai una soluzione. È Esatto. sempre l'uccisione di un innocente, è sempre l'uccisione di una vita umana, e per cui si preclude a una vita di svolgere poi, di avere tutto il suo corso, perché se poi non c'è il diritto alla vita, non c'è nessun diritto possibile. Esatto. Non c'è nessun diritto possibile, no. Facciamo la prova del 9. Quanti si sono, anche medici, o anche uomini che hanno indotto le compagne o le mogli ad abortire? Che si sono pentiti, donne che hanno abortito, Sì, ci sono molte storie. trovatemi qualcuno che si sia pentito di non aver abortito. Non Beh, hai ragione. troverà nessuno. Questa è la cosiddetta prova del 9. È vero. Sì. Esatto, non si troverà nessuno. Hai perfettamente ragione, anche perché appunto poi sia gli studi che i medici poi dicono questo, appunto i drammi che portano avanti queste donne che hanno abortito. E anche recentemente ho visto, c'è stata una bellissima testimonianza di una giovane donna, perché adesso appunto col fatto anche del Covid stanno incentivando moltissimo in tutti i paesi l'aborto farmacologico. Mamma E mia, questo sì. aborto farmacologico è terribile perché appunto la donna oltretutto è abbandonata a se stessa ed è da sola, per cui con tutto il dramma. E questa appunto è una delle belle testimonianze di donne che hanno subito questo e che raccontano appunto qual è stato il dramma durante l'aborto e qual è il dramma che vivono dopo. Con questo, oltre al senso di colpa, ma anche con questa riflessione continua su questo bambino che avrebbero avuto e che hanno loro stessi ucciso. Per cui noi dobbiamo anche in questo, ecco, molto accompagnare anche la nostra attività, il nostro apostolato, anche con la preghiera, ed è questo importante, perché sono tante di queste donne che poi soffrono terribilmente, per cui aiutarle a superare anche questa crisi, perché comunque il Signore, nella sua misericordia, è infinitamente grande, per cui può perdonare anche questo peccato e può dare anche delle grazie straordinarie. Io ho conosciuto donne veramente profondamente convertite e con una forza di vita spirituale e di anche comunicativa, diciamo, di aiuto per le altre donne. Ed effettivamente mi ha fatto anche molto riflettere quello che mi ha detto una di esse che ha fatto un aborto qualche anno fa. E lei mi ha detto: vedi, Virginia, io ho detto, io forse ho capito anche perché il Signore ha permesso questo, perché io adesso
posso capire ciò che tu, cioè nel mio caso per esempio, non potresti mai capire. Cosa vive il dramma di una donna che ha commesso l'aborto? Perché tu, cioè, parlando di me, hai detto, non avendolo fatto, non puoi capire profondamente. E invece il Signore forse voleva proprio questo da me, che io vivessi questo dramma fino in Ecco, fondo. infatti mi fai venire in mente il vero concetto della misericordia, Sì. perché oggi si tende a un misericordismo, no? Questo fatto di dire appunto tu non puoi saperlo perché non l'hai provato, io ho fatto due figli e quindi in teoria non dovrei sapere che cos'è un aborto, però avendo avuto dei figli so cosa vuol dire avere due figli. Certo. E c'è anche il discorso che la misericordia appunto vera di Dio, dove laddove comincia una ripulsione per ciò che abbiamo fatto noi donne, appunto, con questo aborto, cioè incominciare a capire, allora lì incomincia a entrare piano piano questa misericordia che scava, perché il Esatto. Signore non è che vuole che ci suicidiamo, Assolutamente. appunto, noi, capendo quello che è successo, Esatto. a me quando io l'anno scorso facevamo un po' di pubblicità anche, poi perché abbiamo il gruppo di preghiera del canale Pietro Paolo Trinità dove si prega proprio per questa faccenda dell'aborto, noi l'anno scorso dicevamo un po' questa marcia per la vita della Virginia, è come quella preghiera di Gesù, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Esatto. Allora, compito nostro è far sapere. Sì. Quindi queste testimonianze, che sono molto importanti, che non hanno voce nei media, no? Certo. Ce la dobbiamo vedere un po' con i mezzi, diciamo, Certo. casalinghi, Sì. però è forte perché c'è dietro la Vergine Santa che ci dà una mano, perché queste persone che hanno capito, certo che hanno avuto una grazia. Esatto, esattamente. Sono state per cui docili a quello che il Signore voleva da loro. E sotto un certo aspetto uno potrebbe anche dire felix culpa, se questa loro colpa ha permesso che loro approfondissero il dramma e che da questo poi invece ne traessero un bene maggiore. E questo bene maggiore poi si ripercuote sulla società. E si ripercuote su tante altre donne che avranno in loro dei punti di riferimento. E in questo trovo che veramente c'è una grande ottica di misericordia di Dio, dove agisce sempre, anche nel male, Chiedo scusa. e dipende molto, ecco, da quanto noi siamo dei docili strumenti nelle sue mani. E per cui questo veramente io trovo un aspetto molto importante, tant'è che negli Stati Uniti, per esempio, ho visto che sono stati fondati due ordini religiosi. I sacerdoti per la vita, i priests for life e le sisters for life, le suore per la vita, che si dedicano proprio a questo, al recupero delle donne che hanno abortito. Non E sapevamo, questa è un'ottima informazione. sì, e questo è molto bello. E pensa che negli Stati Uniti per tanti anni io ho visto che le marce iniziavano proprio con queste donne, perché non solo per cui coscienti di quello che avevano fatto, desiderose di dedicare la loro vita alla difesa invece della vita e ad aiutare le altre. E per riparare questo loro senso di colpa anche, aprivano la marcia negli Stati Uniti con dei cartelli neri, neri con la scritta in bianco in cui c'era scritto I regret my abortion. No, per cui mi pento del mio aborto. Per cui diciamo che sono Bello. donne che ci mettono la faccia e Sì. che non si nascondono e che per cui sono una testimonianza straordinaria, straordinaria. È come diciamo il peccatore che si pente, no? Il peccatore che si pente e che però non ha timore appunto di far dire che è un peccatore. Uno pensa a un Sant'Agostino, no? E non ha timore, anzi. Da quello lui trae spunto per capire che cos'è il peccato e per trarne un bene maggiore veramente per le persone, poi nel suo caso per tutti i suoi scritti, ma in questo caso qui per tutte le persone che poi incontrerà, per tutte le donne che incontrerà. Per cui veramente nella misericordia di Dio c'è anche in questo un percorso di grande bellezza e sono donne veramente straordinarie, straordinarie. E ecco, per cui sarebbe molto bello che piano piano. Se l'aborto è davvero un diritto, cioè, il diritto è faticoso perché compone anche, deriva dal dovere il diritto,
Ma allora perché così tante donne e anche così tanti medici stanno male per averlo fatto? Non sono in pace. Quanti sacerdoti hanno raccontato che molte donne si sono pentite, lo hanno confessato, sono state assolte, ma a confessioni successive lo ripetevano e questi sacerdoti dicevano: no, devi smetterla, stai commettendo un altro peccato, Dio ti ha perdonato. E loro ci stavano dicendo: ma come può avermi perdonato? Ho ucciso mio figlio. Quindi, Infatti, se infatti. davvero è un diritto. Cioè è assurdo, perché un diritto Infatti, compone qualcosa di naturale, no? per me questo Esther effettivamente fa vedere la perversità della società di oggi che trasforma un delitto in diritto. Ed è quello che ha espresso così bene Mario Palmara a suo tempo, che rimpiangiamo molto esattamente, che però sono certa che ci assiste dal cielo Sì. e ci aiuta in questa battaglia per la difesa della vita, che lui ha sempre portato avanti con grande determinazione e grande lucidità, però, e competenza. E per cui effettivamente appunto il problema di oggi è proprio questo, che questo delitto questo è diventato un diritto. E però noi appunto combatteremo fino alla fine, non ci stancheremo di combattere, di parlare contro venti e maree, come si suol dire, no? Finché non avremo veramente espunto completamente dal nostro ordinamento giuridico una legge talmente aberrante come questa della 194. Ecco perché poi molti dicono: beh, ma non è necessario annullare quella legge, la 194, per chi non lo sapesse, ma di correggerla. Noi siamo di quelli che dicono: no, No, cioè va non tolta c'è niente da proprio. correggere, non c'è niente da correggere, va Perché abolita in quello, gli toto. articoli che ci sono, adesso non mi ricordo se è proprio il 6 o l'8 o il 10, però uno di questi articoli invece apre a un aborto selettivo. Assolutamente, Un po' assolutamente. stupidolamente, però ho capito sempre la questione dei malati e noi vediamo che cosa sta succedendo nel nord Europa con i bambini Down. Sì. Stato fatto, sì. Perché poi Questo è da qui che arriviamo all'eutanasia, addirittura ha esattamente. abortito perché il figlio aveva il labbro leporino. Ma vi rendete Sì. conto? Sì, o anche come racconta Pino Noia, talvolta anche semplicemente perché ha saputo che ha 6 dita invece che 5, no? Che poi si possono risolvere con delle operazioni molto semplici. Ma quello che dicevi tu, Dorotea, sui bambini Down è un qualche cosa di veramente spaventoso. È stato fatto Perché sapete. sancio. Vorrei dire solo una cosa per i nostri ascoltatori, perché piacciono un po' anche i racconti, insomma, un po' di storia vera. Hanno scoperto di recente che il bambino Down, con la sindrome di Down, è l'unico essere umano al mondo a non avere sviluppato la malizia. Guardate, Infatti. io ho la pelle d'oca quando ho letto questa notizia. Non ha è il bambino perfetto invece, cioè non sviluppa la sua caratteristica, non gli fa sviluppare la malizia. Sì, Quindi sono bambini puri, innocenti molto spesso, innocenti infatti. proprio. Ecco quel bel sorriso che hanno, quegli Sì, occhi lucidi, belli, come infatti, dice Gesù, infatti. no? Il diavolo li Il odia, li diavolo li odia da vuole morire. far sparire, li vuole far sparire, E infatti. infatti in questo avete visto, no, appunto queste leggi del Nord Europa, tra cui l'Islanda, che vogliono avere un down free state, cioè uno stato libero dai down Mamma mia, sì. entro, mi sembra, il 2026, se non sbaglio, per cui li stanno individuando tutti nelle ecografie, eliminando tutti, e quelli che forse ancora hanno prevedono che moriranno. Di morte naturale, entro naturale o eutanasia, questo non lo sappiamo, entro il 2026, per cui da quel momento in lì, e mi sembra che sia oltre l'Islanda anche la Danimarca, da quel momento in lì non ci saranno più bambini down per nulla in questi paesi. E questo è terribile se uno ci pensa, È terribile. come è una vera eugenetica. Sì. L'eugenetica Sotto nazista Benedetto, sì, faceva questo, eppure oggi, ma si fa oggi di oggi peggio, peggio, perché esatto, ma oggi è peggio, Dorotea. è ammantato di Assolutamente, democrazia. Se questa è esattamente. democrazia, Pensiamo in Italia, la 194, 10 milioni, almeno fino adesso, 10 No, milioni, 6 milioni, 6 milioni. 6 milioni, 6 milioni, scusate, 6 milioni, scusate. Sì. Io non ero ancora nata, però avendo studiato un po' di storia,
Già nelle biblioteche basta andare a vedere i giornali dell'epoca, 1978. Adesso poi ci sono anche degli archivi online. Si diceva questa è una delle leggi più restrittive d'Europa, ci saranno soltanto casi estremi. Grazie Esatto. a questa legge, diceva l'allora Presidente del Consiglio, Infatti. democristiano da messa ogni mattina, Andreotti, e Esattamente. vari ministri, 6 milioni di morti. Infatti questo per niente restrittiva, tant'è che appunto avevamo sui 150.000 aborti anche all'anno, adesso sono leggermente sono diminuiti per 194 perché sono aumentati in maniera esponenziale gli aborti farmacologici, per cui di cui Esatto. si è persa anche la traccia, ma i Esatto. numeri delle pillole abortive vendute in farmacia sono drammatici, proprio sono veramente Sì. drammatici, tant'è che poco tempo fa anche la stessa la televisione, la RAI, ha dovuto intervenire. Venire perché ormai queste pillole, che poi chiaramente fanno anche molto male alla salute della donna, vengono prese come se fossero delle Caramelle. caramelle. E per cui io penso che solo nel 2018 si parlava di 570.000 confezioni di pillole del giorno dopo e dei 5 giorni dopo vendute in farmacia. Per cui è una cosa, sono veramente delle cifre aberranti. Chiaramente non tutte queste hanno provocato direttamente un L'aborto, aborto, questo. però molte certamente sì. Per cui possiamo capire quali sono i numeri. Senti, Virginia, allora, vedendo quest'anno purtroppo, siamo Sì. tutti in casa, ecco, vedete, Esatto. Siamo agli arresti parlano domiciliari. anche dei microchip e microciò, e dico, beh, noi ringraziamo il microchip che ci permette di fare questi collegamenti, usiamoli bene, questi microchip. Esatto, Ecco, poi il esatto, microchip lasciamo fare al nostro Signore. esatto. Allora, Sì. abbiamo dei problemi più grossi, l'aborto è uno di questi, perché... E gente che ancora finge, molti fingono di non capire, ma c'è gente che veramente è confusa, purtroppo anche a causa di una certa tendenza pastorale della Chiesa di oggi, che Sì. non si impegna molto in difesa di questo. E Sì. siamo, vabbè, lasciamo perdere le polemiche, non vogliamo fare questi. E ecco, questo mese, quest'anno salta la marcia per la vita. Avete idea di fare qualche cosa? Cosa possiamo fare noi, per esempio, nel nostro piccolo, per aiutare anche gli altri, social, insomma, cercare un po' di usare questi mezzi nel modo più giusto. Ecco. Sì, no, infatti questo abbiamo appunto a lungo riflettuto perché effettivamente arrivando verso Pasqua ci siamo resi conto che non sarebbe stato assolutamente possibile fare nulla. E per cui quest'anno, che poi per noi era importante perché era il 10° anniversario, avevamo organizzato anche un concerto per la vita, so, per dare più risalto, e invece rimandiamo tutto al prossimo anno. Però non vogliamo far passare la data in sordina, proprio perché quello che avevamo detto anche prima, in questo momento qui, in cui comunque gli ospedali sono praticamente chiusi o comunque molto limitati per il Covid, e per cui anche i pazienti che hanno bisogno di cure gli si consiglia di rimanere a casa, ebbene l'unica priorità assoluta è rimasta quella dell'aborto. E per cui dell'aborto in ospedale per far ricoverare le donne che comunque per non farli perdere assolutamente la possibilità di abortire. Addirittura in Francia hanno allungato il limite di oltre 2 settimane, questo con un decreto del ministro, per permettere alle donne di non perdere questa grande possibilità. In Inghilterra addirittura un documento firmato da Boris Johnson stesso dà tutte le possibilità ai medici di andare a casa pur di non far perdere la possibilità di abortire le donne. E in Italia più o meno... Scusami se ti interrompo, una piccola parentesi. Sono tutti decreti in difesa della salute, si chiamano così, salute riproduttiva, come se la Esatto. gravidanza fosse una malattia.
Oltretutto, anche questo, infatti, hai perfettamente ragione. E insomma, per cui abbiamo deciso che non era possibile far passare questa data senza ricordare tutto questo, senza il dramma di questo aborto, che veramente uccide l'innocente nel grembo materno, il luogo che dovrebbe essere il luogo più sicuro, più protetto di tutti, no? E invece diventa il luogo, più pericoloso di giorno. E allora effettivamente ci prepariamo a questa settimana per la vita che inizia lunedì 18 e terminerà appunto il 23, sabato 23, il giorno in cui avremmo dovuto avere la marcia, saremmo dovuti scendere in piazza per ricordare le 6 milioni di vittime italiane e per cercare di dare un segnale sempre forte e chiaro ai nostri politici che appunto che vogliamo l'abolizione della legge 194. E allora lo faremo online. Lo faremo online e per cui effettivamente l'aiuto di tutti i siti, di tutti i blog sarà importantissimo nel veicolare, nel riproporre i video che noi metteremo sui nostri social, sui social della Marcia per la Vita, per cui Facebook, Twitter, Instagram, metteremo fotografie, video che provengono da tutte le parti d'Italia, video di contenuto, brevi video di persone che spiegano perché bisogna difendere la vita, ognuno declinato per quello che sono le proprie competenze e inclinazioni. E poi appunto termineremo, e queste saranno tante, saranno molto, molto belle. E poi termineremo con appunto il sabato 23, in cui riproporremo anche molte di queste testimonianze percorse durante la settimana, ma avremo principalmente un'ora di trasmissione in collaborazione con la televisione americana EWTN, e Grazie. in questo devo ringraziare veramente perché questa Madre Angelica che ha fondato questa televisione, questo diciamo, gruppo televisivo che è diventato il più grosso al mondo in America, adesso non so quanti anni fa, ma tanti anni fa, poi lei è anche morta, ed è diventato veramente uno strumento straordinario per veicolare la difesa della vita, perché sono molto dedicati alla difesa della vita in tutto il mondo. Allora, il gruppo italiano si è sempre dichiarato molto disponibile, per cui ci supporteranno con i loro mezzi e la loro strumentazione, per cui faremo con loro un'ora di trasmissione tra le 2:30 e le 3:30, che è l'ora di inizio della marcia ufficiale, e avremo in questa occasione degli interventi di persone che hanno dedicato la loro vita a difendere la vita in settori diversi. Adesso non voglio scoprirvi tutto perché è anche bello avere una certa, come dire, suspense di modo da poter arrivare alla giornata, però saranno interventi appunto in settori diversi, settore più medico, giuridico, filosofico, insomma ognuno avrà il suo taglio. E poi avremo anche delle belle testimonianze, anche delle testimonianze riguardo proprio quello che dicevamo prima dei ragazzi down. Per cui penso che sarà un'ora ricca per tutti noi per poter capire perché è un nostro dovere dedicarci alla difesa della vita, per poter scoprire appunto delle persone che hanno fatto della loro vita veramente un impegno costante per difendere quella dei più deboli e per capire perché noi che abbiamo il dono della vita e che Dio ci mantiene, perché poi dobbiamo sempre ricordare questo, se noi siamo in vita è perché Dio ci mantiene e per cui dobbiamo ringraziarlo continuamente anche per questo, e come anche un nostro dovere, ecco, fare il possibile per difendere la vita di coloro che non possono difendersi, che non hanno, e per cui questo vale sia per l'aborto, chiaramente in primis, perché il bambino è totalmente indifeso lì dentro, ma vale anche per i più deboli, per la nostra società vuole eutanasiare, cioè vuole arrivare ad ucciderli, anche fuori dal grembo materno. E per cui questo, perché questo ci arriveremo, e questo sarà magari spunto per un'altra bellissima trasmissione con voi, ma quello che si arriverà all'infanticidio. No, arriveremo anche a quello, Ci stiamo all'infanticidio. arrivando perché ci sono anche a New York, se non mi sbaglio, che si può addirittura abortire al nono mese. Esattamente, però qui già,
Già a Dorotea stanno parlando di uccidere fuori dal grembo materno entro i 6 mesi successivi. Esatto, Bambino è malato, solite cose. Cioè, esatto, però loro non si fermano, loro non si fermano nelle loro richieste, andranno sempre più avanti. Allora noi dobbiamo invece rimanere saldi sulla nostra idea per la vita senza compromessi. La legge, qualsiasi legge che permette l'aborto, anche nelle minime condizioni, è una legge inaccettabile. La difesa della vita va fatta in tutte le sue fasi, in tutte le sue forme, e per cui dovremo appunto combattere fino in fondo e non arretrare mai. Ma noi siamo delle combattenti, vero Esther, vero Dorotea? Per cui ma infatti quello che diceva Giovanni Paolo II, come dice Simone, due padroni possiamo fino avere. a Benedetto XVI, che dicevano appunto il bene della vita umana è un valore incontestabile, cioè Esatto. non si può discutere, indiscutibile. Purtroppo Esatto. termine che se, sono 7 anni che non si può più usare, perché invece no, si può discutere, perché tutto può essere discusso, Esatto, e no, siamo è alla giusto. nostra Esattamente. Maria Santissima partoriente. Non c'era posto per lei che doveva partorire. La vita nascente è attaccata, non ce n'è da Fin fare dall'inizio, fin è dall'inizio. vero, e anche in quel caso effettivamente Esther hai ragione, anche in quel caso ha commesso l'infanticidio perché poi hanno ucciso tutti i bambini, no? Esatto. Le leggi degli innocenti. Ecco, era il primo segno di come attaccavano Dio stesso, no? Per cui il nostro Signore è attaccato. E per cui questo nella storia il demonio segue questa stessa linea e per questo noi per combattere il demonio dobbiamo combattere questa cultura della morte che vuole essere imposta alla nostra società. Ecco, nel nostro piccolo, cara Virginia, noi faremo la parte, diciamo, formativa qui di Cooperatore Sveritatis, la faremo appunto attraverso, metteremo una playlist con i vostri video e nel Bene. sito i testi. E poi con il canale di Pietro Paolo Trinità sono gli amici di preghiera, pensate, oltre 100 persone che Sono con i cenacoli di preghiera. cenacoli di preghiera. E Bello. li metteremo sotto a pregare dal 18 al 23. Poi loro tutti i giorni facciamo lì la sera, eccetera, anche il rosario che si prega appunto contro Sono questo anche grave preoccupati delitto. perché pregando tanto hanno paura di essere commissariati. E questa è una forza straordinaria, Dorotea, perché per portare avanti la battaglia per la vita alla base ci deve essere la preghiera. Se non c'è la preghiera, la nostra attività non serve a nulla. Per cui per ognuno di voi, noi questo vale, che tutto parte dalla preghiera. Dopodiché poi il Signore ci dà la forza per andare avanti, ma se non c'è la preghiera a nulla serve, no? Per Infatti cui. questa è una delle caratteristiche specifiche per riconoscere la marcia per la vita, no? Questa organizzazione, Esatto. questa associazione, via. Esattamente, infatti. Io tutti gli anni vedo persone con il rosario in mano durante quell'ora in marcia. Assolutamente, che pregano, ma perché appunto è vero, poi ognuno anche lì manifesta la sua vita in maniera Certo. anche gioiosa, ma ognuno deve manifestarlo per come se lo sente. E per noi l'aspetto della preghiera è molto bello, è fondamentale, e per cui ci teniamo affinché questo rimanga, che rimangano le immagini religiose. Ecco, questo è quello che poi non avevo detto, ma per noi anche i segni religiosi sono importanti perché manifestano il nostro amore per Dio. E Vedere un invece. cardinale, un Esatto, vescovo, riempie il esatto. cuore oggi. Esattamente, infatti. Per cui noi vogliamo essere aperti a tutto questo, ciò che appunto in altre marce non lo permettono perché vogliono rimanere, tra virgolette, laiche. Invece noi ci piace anche, noi accettiamo tutti perché chiaramente il cattolico è aperto a tutto per sua natura, È veramente tollerante il cattolico, è veramente esatto. tollerante. Esatto, è Perché il concetto universale di in questo laico, senso. dico solo questo, Sì. il laico l'ha tirato fuori Sant'Agostino per differenziarci dai religiosi, ma il laico non è Tutelano uguale uguali. cattivo, uguale ateo, uguale da sé. Esatto. Bisogna cercare di unire le forze laiche, quelle buone, non Esatto. laiciste, perché Non poi il laiciste, laicismo esatto. l'abbiamo dalle Esatto. C'è una rivoluzioni. grande differenza, hai ragione. Grazie Ecco, per Virginia, cui ecco, grazie di raccomando cuore. a tutti di essere connessi appunto nei social tutta la settimana, ma principalmente il 23 tra le 2:30 e le 3:30 per far vedere che c'è un grande popolo della vita in tutta Italia che ha a cuore questo tema e che combatte con noi.
Allora, abbiamo. Bene, l'Ester vedrà di fare uno streaming Sì, collegato. collegato, esatto. certamente, sì, faremo rete unificata, insomma, condivideremo tutto anche noi, oltre che naturalmente vi sosterremo con la nostra preghiera, ovviamente, per questa Bene. iniziativa. Però abbiamo cominciato con la preghiera, concludiamo con la preghiera, in particolare invochiamo la benedizione e la forza della Vergine di Fatima. Siamo a maggio. Sì. Ci Diciamo è cosa? tutto, beh, diciamo il subtum presidium, Certo, sì. Di la debellatrice di tutte le eresie. tutte le eresie. Esatto. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Santi Laudetur Jesus Christus, Ave Ave Maria. Maria. Santi innocenti martiri, pregate Pregate per per noi. noi. Grazie.